radio station, Radio Bruno. È proprio vero, cari Struts e Robbie Williams, questi sono proprio giorni strani, Strange Days, questo è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, 11-9 minuti, ve lo avevamo anticipato all'inizio della trasmissione e siamo arrivati puntuali all'appuntamento con il nostro gradito ospite. Buongiorno Giorgio Panariello, ciao! Buongiorno Antonio, buongiorno Clarissa, come va? Tutto molto bene, bene. Tutto benvenuto bene. A Radio Tutto Bruno. Bene, 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 sono giorni strani, avete ragione, sono giorni molto strani, però insomma dobbiamo fare buon viso a cattivo gioco e tirare a Nance, come dicono a Napoli. Hai un bellissimo Ficus Benjamin alle tue spalle, volevo tessere l'elodia a questa pianta che è davvero molto molto bella, complimentoni. Sì. Pollice verde? Sì, è il mio orgoglio, gli sto dietro come un bambino perché insomma meno luce, poca luce, più acqua, meno acqua, insomma piante... anche le piante sono piante e animali le tue passioni, giusto? Sì, piante, animali, la natura in generale, insomma la natura in generale, però insomma gli animali in particolar modo, insomma sono un animalier, sono un animalista. Un animalier. Senti Giorgio, oggi siamo qui anche per parlare di un libro molto introspettivo, molto emozionante, che si intitola Io sono mio fratello ed è dedicato proprio a tuo fratello, esatto. A Franco. C'è anche un Giorgio Panariello che non ti aspetti. Raccontaci qualcosa di più anche su questo libro e come è nato e perché hai sentito l'esigenza di scriverlo. Guarda, intanto è nata, l'esigenza è stata questa, siccome io prima del lockdown dovevo debuttare con uno spettacolo teatrale che si chiamava La Favola Mia e quindi volevo raccontare un po' la mia storia, come erano nati i miei personaggi, perché partivo dal presupposto, in realtà che poi insomma è quella la cosa più divertente, che mi sono divertito di più a scrivere durante il lockdown, è raccontare aneddoti divertenti della mia vita che alle volte sono molto più divertenti di quelli che puoi scrivere tu con i tuoi autori cercando di fare il copione, no? Quindi raccontando aneddoti divertenti della mia vita, come sono nati i personaggi, come piano piano anch'io nel tempo sono passato da fare il cameriere ad arrivare fino a quello che sto facendo oggi, nel raccontarlo ovviamente ho raccontato un po' della mia vita e non potevo non raccontare anche mio fratello, perché insomma è stata proprio una vita in parallelo quella mia e quella sua, insomma la sua ha preso una piega, la mia ha preso un'altra e quindi avevo già cominciato a scrivere delle cose e poi piano piano con il lockdown ci siamo dovuti fermare e ne ho approfittato per ampliare questa storia e ne è venuto fuori un libro dove racconto appunto la storia di due bambini lasciati in balia di se stessi. Abbandonati dalla mamma, vero? Siete stati abbandonati dalla mamma. Esatto. Né io né lui abbiamo mai conosciuto i nostri padri perché erano differenti, insomma, quindi la situazione era molto da film. E siamo stati abbandonati dai nonni, cioè abbandonati dai nostri genitori e io, nato un anno prima, sono stato adottato dai miei nonni e Franco, nato l'anno successivo, non potendo i miei nonni più tenere anche un altro bambino, aveva già 5 figli, economicamente non stavano benissimo, l'età era avanzata, allora hanno pensato ovviamente di lasciarlo alle cure di un istituto e lì a quel punto, vivendo in collegio Franco e vivendo nella bambagia familiare dei miei nonni, si sono sviluppate due esistenze con dei caratteri e con dei, diciamo così, con delle vicende completamente differenti. Queste strade si sono unite spesso da ragazzini, poi, insomma, ci siamo seguiti fino a quando poi non abbiamo cominciato anche a vivere insieme e lì sono nati le prime tragedie, ma anche le prime cose divertenti, perché questo è un libro che racconta di noi in maniera, ho cercato di scriverlo in maniera meno drammatica possibile, dargli dei toni drammatici meno possibile e ho cercato un po' di più, ecco, di raccontarlo anche sotto un altro punto di vista. È un'esigenza che mi è nata perché ho avuto voglia di fare giustizia a un ragazzino sfortunato che le ha avute veramente tutte nella vita, qualcuna l'ha avuta naturalmente, qualcuna se l'è andata a cercare e quindi con diciamo anche poi la fine, perché Franco poi siccome per tutta la sua vita ha fatto uso di sostanze stupefacenti, si presumeva, molta gente pensava che se ne fosse andato per gli effetti di un'overdose. In realtà poi Franco invece è stato abbandonato. Una notte è stato il 26 di dicembre, si è sentito male ad una cena fra amici,
questi amici evidentemente anche loro completamente fuori, invece di abbandonarlo davanti a un pronto soccorso, a un ospedale, l'hanno abbandonato nei giardini pubblici, cioè sul lungomare. Al freddo. E, insomma, questo è un po'... ho cercato al freddo ed è morto di ipotermia. Ho cercato di raccontarvi questa storiella, diciamo, partendo dagli inizi fino all'evolversi e fino alla fine, per cercare appunto di farvi capire come mai la scelta di questo libro. È arrivato, fra l'altro, una scelta ponderata, evidentemente pensato per benino, perché è arrivato a 9 anni, no? Dalla scomparsa di tuo fratello. Sì, dopo 9 anni, sai, essendo un personaggio pubblico, appena è successo il fatto, che andò su tutti i giornali, sul web, eccetera, mi chiesero di farne un libro, se volevo raccontare la mia storia. No, sinceramente non me la sentivo all'epoca, per me, e avevo ragione, era come sfruttare un po' la situazione, no? Non aveva bisogno Frank. Diversi ascoltatori che hanno già acquistato il libro e lo hanno anche già letto, e ti rigiro una domanda di Maria, chiede se ti senti un sopravvissuto. Certo. Sai, sì, sono un sopravvissuto, nel senso che comunque quando ti capita di dover fare due cose parallelamente, cioè da una parte cercare una tua strada, di raggiungere una tua meta, la meta che ti sei prefissato, perché non solo per te stesso, ma anche perché in quel modo, realizzando me stesso, potevo dare una mano anche a Franco, e dall'altra parte c'era Franco, che all'epoca per me era una zavorra, insomma, era un ragazzo impegnativo, che ogni volta che io cercavo di volare, mi tirava per i pantaloni e mi riportava a terra, perché ne combinava sempre una. Quindi, insomma, questo è stato un po', ecco, diciamo che ho vissuto per anni in surplus, no? Quando con un tapirulan che corri e non vai da nessuna parte, poi finalmente la mia strada, diciamo così, ha preso il suo corso, e così, insomma, ho potuto aiutare anche Franco, perché anche lui stesso ha bisogno di essere aiutato, perché insomma molte persone che ci seguono, che hanno avuto o che hanno a che fare con ragazzi difficili in quel modo, sanno perfettamente che se non parte dalla loro volontà non c'è modo di aiutarli. L'amore per un fratello raccontato in questo libro, che peraltro non è la tua prima esperienza da scrittore, caro Giorgio, perché tu, insomma, tra una risata e l'altra hai trovato il modo già di scrivere quattro libri, questo quindi è il quinto in ordine di apparizione. Sì, ho già scritto quattro libri, sempre. Allora, il primo fu un romanzo ed era appunto come protagonista un cane, e poi da lì, essendo io presidente onorario della Lega per la Difesa del Cane, ho sempre cercato di dare voce a chi non ce l'ha, in questo caso gli animali, e ho scritto sempre dei libri che andavano sempre ad aiutare canili, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, mi sono esercitato lì, a scrivere. Un uomo dalla spiccata sensibilità, che ha anche tanti amici fraterni, possiamo dire. Sì, tanto do la notizia, Carlo Conte è tornato a casa. Oh, bene. L'abbiamo vista, questa cosa ci ha fatto molto piacere. Bene. È stato dimesso dall'ospedale, quindi insomma, grazie a Dio. Esatto, ha fatto molto piacere anche a me. Quindi poi, insomma, tanti amici che hanno lo stesso problema, li saluto tutti quanti, ho visto anche Valentino, no, di Ficarre Piccone, eccetera. Sì, quindi sì. Insomma, tanti amici fratelli, Leonardo, Carlo, molti amici che poi non sono famosi, ce ne sono tanti in giro per l'Italia che non sono così famosi, ma che sono amici comunque. Giorgio, noi finiamo qui la nostra chiacchierata, è stato un piacere dare anche alle persone che ci stanno ascoltando e vedendo e guardando in TV, dando qualche dettaglio in più su questo tuo ultimo scritto. Ne approfittiamo, visto che ne hai citato qualcuno, per farti un in bocca al lupo, naturalmente, anche per la trasmissione televisiva alla quale partecipi, no, di grande successo, tale quale, giusto? Sì. Grazie. Sì, a te. No, una trasmissione... Grazie a voi ragazzi, e quindi ci vediamo venerdì a questo punto. Ci vediamo venerdì, intanto abbiamo scelto una canzone per salutarci, che è Il mare d'inverno di Loredana Bertè, che citi anche nel libro. È stato un piacere, Giorgio, magari la prossima volta ci faremo quattro risate, vai, che ne abbiamo tanto bisogno. Va bene, meglio. Ok? Bravo. In bocca al lupo, ciao. Ciao, grazie a Giorgio Panariello. Loredana Bertè, Il mare d'inverno. Radio Bruno.